Torino, capitale riconosciuta dallo spazio a livello internazionale e anche nazionale, e poi tante piccole e grandi imprese, anche medie, che lavorano per questo settore. 14.000 posti di lavoro in più negli ultimi 2 anni, e quindi tutto si collega. Se pensiamo che i semiconduttori sono un'altra strategia importante, la fondazione dell'intelligenza artificiale per l'industria è un'altra cosa importante, il nucleare si sta sviluppando attraverso il nucleo qua, quindi energia, microchip che sono il petrolio del futuro, aerospazio, campi di applicazione quindi veri e propri, e l'auto, che naturalmente non dobbiamo dimenticarla perché noi vorremmo continuasse ad esistere sperando che abbia solo un calo fisiologico in questo periodo qua, ma la competenza qui è talmente straordinaria che noi vogliamo mantenere alto di costi, infatti abbiamo creato la Vehicle Mother. Però insomma cerchiamo di dare traiettorie di sviluppo nuove ad aziende belle e importanti che hanno bisogno però di certificazione, perché non è automatico questo passaggio dall'auto per esempio allo spazio. Lo spazio ha bisogno di certificazioni importanti. Metteremo dei soldi nel 2025 sui fondi europei per dare le certificazioni necessarie al di fuori di quelle stabilite dalla legge alle imprese che vogliono orientarsi sul settore aeronautico o spaziale. Nell'ambito spaziale specifico, come ha già detto l'ingegner Pugno, il Piemonte è un punto di riferimento non solo a livello regionale, nazionale ed europeo, ma a livello internazionale, cioè le collaborazioni con le aziende internazionali, con gli enti come NASA e poi a livello europeo come ESA, l'ha portato ad essere veramente il centro delle attività che stanno partendo in questo momento nello spazio che sono partite. Se guardiamo la crescita del settore spazio, io ho lavorato al settore spazio quando ero un giovanissimo ingegnere, quasi appena laureato, ed eravamo una quarantina. Se lei guarda adesso che cosa è diventato il settore spazio in 60 anni, abbiamo festeggiato i 60 anni quest'anno. Bisogna dire che se il livello di crescita, la derivata, come dicevano noi ingegneri, continua ad essere questa, nel giro di 10 anni il settore spazio per il Piemonte sarà veramente a un livello internazionale grandissimo. 450 PMI circa per un volume complessivo, contando anche le quattro grandi aziende, di 35.000 dipendenti, quindi non proprio un settore marginale, anzi è soprattutto un settore in crescita che garantisce buoni margini alle aziende, soprattutto commesse di lunga durata, quindi ci si garantisce, ci si porta a casa il fatturato di anni se si riesce a vincere appunto una di queste commesse. Quindi è un settore importante che consente una crescita anche a queste aziende, a patto che siano preparate. In particolare, prepararsi vuol dire essere certificati per questo settore, perché è un settore che ha bisogno di una precisione, di un'accuratezza ovviamente maggiore rispetto ad altri, e quindi queste aziende devono dotarsi di tutte le certificazioni necessarie per poter competere. Quando ritorneremo sulla Luna e ricominceremo a portare le prime infrastrutture che saranno la base di quella che diventerà l'ecosistema lunare, dove opererà l'uomo, dove si svilupperà un'economia lunare e dove si svilupperà anche un sistema a supporto della scienza, quindi due domini paralleli. In tutto questo l'ecosistema piemontese, attraverso Thalassa Space, attraverso una filiera estremamente importante in termini di capacità produttiva e tecnologica, è protagonista, perché noi sviluppiamo 3/4 della nuova stazione spaziale lunare con la nostra filiera piemontese, e sviluppiamo le prime infrastrutture sulla superficie della Luna, nonché i sistemi di trasporto per portare materiale sulla Luna e dalla Luna. Ingegner Pugno, glielo chiedo proprio come glielo chiederebbe una persona al bar. Qual è l'importanza di andare sulla Luna, di tornare sulla Luna? L'importanza primaria è comunque l'importanza scientifica e di conoscenza, ma anche l'importanza economica, perché sulla Luna, così come sullo spazio esterno, l'uomo va a cercare quelle risorse che via via vengono a mancare sulla Terra. Parlo di terre rare come di altre potenziali risorse che potremmo trovare nello spazio, e ancora magari non pensiamo di poter
prevedere quello che sarà lo sviluppo economico che lo spazio potrà portare, ma già oggi un'economia spaziale porta 500 miliardi di giro d'affari, si parla fino a 1, addirittura 3 trilioni di dollari nei prossimi anni. Quindi già solo lo sviluppo economico che si porta dietro lo spazio è enorme e vale la pena esserne parte, ma sicuramente anche quello che stiamo facendo sulla Stazione Spaziale Internazionale dimostra che ci sono delle attività produttive che si possono sviluppare con benefici a terra nello spazio, grazie alle condizioni ambientali che uno trova nello spazio, piuttosto che sulla Terra, dove certe produzioni non sono fattibili.